E nel salottino estivo in plein air di Villamare non poteva certo mancare un appuntamento con il protagonista dedicato a moda, arte e cultura. Martedì 8 agosto, infatti, ad introdurre la serata che ha visto sfilare sul palco di Piazza Portosalvo gli splendidi cappelli di Alice Catena, il professor Pasquale Persico, che con un parallelo tra vita e opera di Lello Esposito, uno tra i più importanti artisti italiani contemporanei, famoso per i suoi Pulcinella e San Gennaro, ha sottolineato come l'artista sia riuscito a coniugare magistralmente nelle sue opere la contemporaneità di un tempo che fugge veloce alle radici di un passato tuttora presente con le sue vestigia. E proprio dalla riscoperta delle radici, Alice Catena, creativa imprenditrice marchigiana, è riuscita a far sì che la tradizionale arte della sua terra di intrecciare la paglia per farne cappelli si trasformasse in azienda, nella sua azienda Montegallo. I bellissimi copricapo delle collezioni del brand, nati tutti da un sapiente processo di lavorazione artigianale e da materiali di altissima qualità, oltre che importanti presidi per la nostra salute, diventano elementi di finitura della figura e dunque irrinunciabili icone di stile. Il cappello ben portato da questo qui, io credo che sia soprattutto alla donna, alla figura femminile, un'area di grande mistero. Fa un po' la funzione dell'occhiale da sole, no? Sì. Perché il cappello apparentemente espone la figura, nel senso che ce ne sono pochi, per cui quando una persona mette un cappello si sente molto osservata. Sulla passerella villamarese, cinque bellezze nostrane hanno sfoggiato e fatto ammirare al folto pubblico presente in piazza alcuni dei più bei cappelli della nuova collezione Montegallo di Alice Catena, che a settembre saranno presentati al White di Milano, la fiera più importante del mondo della moda italiana ed europea. Eleganza e personalità, semplicità ed unicità. Questi punti di forza di Alice Catena, che ha ricevuto, come tanti altri illustri ospiti nel corso dell'estate 2017, il trofeo Il Protagonista Moda, Arte e Cultura, che il Comune di Vibonati ha voluto attribuirle. A conclusione della bella serata, in Amaracundo.